La reperibilità di questi oggetti varia molto e a me piace veramente andare a caccia di questi oggetti impossibile. In the heart of Arezzo, central Italy, there is a secret gallery where you can buy dinosaurs, spacesuits, lunar fragments, or the original Harry Potter wand. Luca Cableri is the owner of Theatrum Mundi. He travels the world hunting for impossible objects. Ho scelto di chiamarlo Teatro Mundi perché è un nome latino, ovviamente, è il teatro del mondo. Dunque, non mettere limiti. Dunque, il mondo, come vedi, noi vendiamo oggetti, cerchiamo oggetti, studiamo oggetti che sono, a me piace dire, terrestri ed extraterrestri. Non vogliamo avere i limiti. Tutto nasce ovviamente dall'idea della Wunderkammer del XV secolo, no? Quando i nostri clienti vengono qua alle mostre, vedono e riconoscono, non so, il martello di Thor, il casco di Darth Vader, lo scudo di Capitan America. Io ho visto gente qua piangere, abbracciarmi, è incredibile. Dunque sono veramente degli oggetti che in un certo pubblico creano un'emozione forte. Qui abbiamo per gli amanti di Star Wars uno degli oggetti più iconici sicuramente, che è la spada laser, la lightsaber. Questa è di Luke Skywalker ed è stata usata nell'ultima trilogia. Theatrum Mundi is closed to the public. Only customers and the press have the opportunity to enter. But who buys a T-Rex skull or Thor's hammer? Sono persone che stanno bene e vogliono mettere nelle loro ville, nei loro yacht, negli loro aerei, nei loro uffici, qualcosa che colpisca. Poi ci sono le persone invece che sono proprio collezioniste di questi particolari oggetti, no? Poi ci sono i musei che ogni tanto comprano, musei stranieri. I'm taking a rather special but silent house friend to the office today. Let me show you. As you will notice, he's a rather steady and impressive personality, but quite silent. He's never talking back to me. I met Luca on an art fair in Brussels in the year 2019. Well, in fact, I ended up buying quite some items from Luca, amongst which you see a few of them here next to me. First, there is my friend Batman. He's not joining us for the interview, he's a bit silent. But then there's also an original piece of the moon and an original piece of Mars. For some part, simply as an investment, to be honest, because if you buy rare pieces and special pieces, like really Luca specialist, to be able to gather them is really unique in the world. It's a good investment. But then secondly, you enjoy it every day when you look at it. It inspires you, makes you think about the world, it gives you ideas. You get amazing reactions and you can enjoy it daily until the day you sell it. But to be honest, until now, I never have ever sold one piece from the pieces I bought from Luca because they're very special to me. Well, the most important part which I bought from Luca from Teatro Mundi, I think, was the fossil of 50 million years old. But you have to take into account it's also really a big piece. It's more than 2 meters high or 1 meter wide, and it's extremely rare. So, what the budget is concerned, if you're asking, it was around 75 to 100K. The other parts, such as Batman and the original parts of Mars and the Moon, are more or less in the same region or budgets, a bit less or equal, let's say, between 50, 75 and 100K. The part that moves me the most is maybe the smallest one. It's this just this small piece of Mars. It's so extraordinary that you can actually hold it and touch it, and coming from so incredibly far, the authenticity is of extreme importance. It's extremely important that you realize through what gallery or person or specialist you are buying. Because also that point of contact is some kind of your guarantee that you are buying something authentic.
gli oggetti dipende, cioè i valori vanno dalle poche migliaia di euro, per i dinosauri importanti arriviamo a milioni di euro, dunque è ovvio che la forchetta lì si stringe. Tutti trattano sul prezzo, anche i billionaires trattano sul prezzo. Noi abbiamo dei clienti che sono miliardari, proprio miliardari, e trattano sul prezzo, perché comunque fa parte, penso, un po' della natura umana, no? È come quando vai veramente in Marocco nel souk, nel mercato, alla fine è bello contrattare. This is a booming market, but how to distinguish true from false when looking for items worth millions of euros? Sono varie persone che a diverso titolo lavorano per la galleria, ci vuole una grandissima serietà, dunque varie persone che trattano da, per quanto riguarda la logistica, per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni. Si tratta di meteoriti, è molto semplice, perché si taglia 20 grammi, c'è ovviamente una persona specializzata che sa tagliare le meteorite, che sono molto dure, questi 20 grammi vengono spediti a Washington da un professore che analizza. Fausto Casi verifies the authenticity of scientific objects for Theatrum Mundi. Autenticare significa conoscere. Le caratteristiche sono tante. Io di solito mi faccio 10 domande. Se le 10 domande sono 7 positive, l'oggetto può essere acquistato, consigliato, periziato. Altrimenti siamo sul dubbio e anche sulla falsità molto spesso. Materiale è una cosa essenziale, perché se io vedo che sotto certi aspetti ci sono, ora io esagero un po' la cosa, un ingranaggio in uno strumento meccanico come può essere l'orologio, che è di un materiale che è stato di alluminio, tanto per essere chiari, che è un oggetto del 500, ma l'alluminio è ovviamente, come noto, della fine dell'800, primi 900, è chiaro che c'è qualcosa che non va. La bellezza di questo è quando arrivi in fondo alle domande che dici ok, ci siamo, e quindi hai fatto una scoperta, spesso. Come si determina il prezzo del martello di Thor o del cranio di Triceratopo? Ovviamente ci sono delle aste internazionali che sono dei riferimenti, però bisogna seguire il mercato, veramente ogni giorno, è un po' come la borsa, ci sono delle oscillazioni molto importanti. Fin da piccolo proprio ero sempre incuriosito dagli oggetti un po' più bizzarri e curiosi. La mia mente era tarata ed è tarata su trovare l'eccezionalità nella moltitudine degli oggetti d'arte. E dunque qualcosa che per la sua forma, per la sua storia, per il suo contenuto può meravigliare ancora oggi le persone.